Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio che è nostro Padre e la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Sembra ieri mattina quando 9 giorni fa abbiamo iniziato questa nostra novena in onore di Sant'Anna e di San Gioacchino. E chissà, forse nel cuore di tante persone, anche nel cuore di Don Marco, c'era una domanda. Chissà se anche quest'anno riuscirò a fare tutta la novena. Per grazia di Dio e per volontà nostra, c'è sempre una commistione di due parti, siamo arrivati oggi a concludere questa novena e aver messo il cuore nelle condizioni migliori per poter celebrare domani la festa di Sant'Anna e di San Gioacchino. Dopo aver viaggiato dentro al mondo delle virtù e al mondo dei vizi, oggi non ci rimaneva che sederci a contemplare quell'unica creatura, questa sì per davvero, che è tutto, è tutta virtù e nessun vizio, ed è la figura di Maria. Noi Anna e Gioacchino li preghiamo come i nonni di Gesù, e di conseguenza, essendo i nonni di Gesù, sono anche la mamma e il papà di Maria. Ecco, allora oggi vogliamo fare tesoro di tutte queste coincidenze, della giornata di domenica, che è il giorno del Signore, della conclusione della nostra novena, e soprattutto vogliamo mettere su quest'altare le nostre piccole e grandi storie di uomini e di donne, e chiedere al Signore semplicemente una cosa, che con una mano ci tenga la mano, per attraversare le strade pericolose, e con l'altra mano ce la tenga sopra la nostra testa, per saper sempre individuare in mezzo anche al deserto una strada per poterne uscire. C'è un'immagine che in queste mattine, in queste 9 mattine di novena, tante volte come la pallina di un flipper è entrata dentro alla mia anima, mentre prima di celebrare l'Eucaristia recitavamo il rosario assieme. Ed è stato meraviglioso perché per noi la novena non iniziava con l'Eucaristia. Per quasi tutti noi iniziava sempre alle 5:30 con il rosario. E mentre pregavo il rosario, mentre pregavamo il rosario, mentre prego il rosario durante il giorno, c'è sempre una parte del rosario che mi fa battere il cuore in una maniera straordinaria. E forse è anche la parte più noiosa del rosario, ammesso che nel rosario ci sia qualcosa che procura noia. Ed è la parte riservata alle litanie. Tant'è vero che chissà quanti di noi si sono fatti una domanda nel cuore: ma che cosa serve ogni volta che recitiamo il rosario continuare a fare tutte quelle litanie? Tant'è vero che quando tu senti la persona che continua a parlare, no, usi anche la parola litania, no, senti che litanie. E mentre noi le pregavamo, avrei voluto per un istante, ma solo per un istante, perché non ho né le competenze, né la passione, né tantomeno la predisposizione, lo ammetto, avrei voluto essere uno di quei medici che ha l'ingrato oppure felice, a seconda della situazione del fegato, che ha l'ingrato o felice compito di fare una analisi, una fotografia sulla salute del fegato del demonio. Perché penso che il demonio è quella persona, e noi magari ne vediamo delle piccole sfaccettature dentro la nostra vita, non è che magari il demonio in persona l'abbiamo mai visto, come magari io almeno non ho mai visto la Madonna in persona, non ho mai visto Gesù in persona, però posso dire di averli visti viaggiare in borghese. Posso dire che in quella persona ci ho visto un frammento di Gesù bellissimo, in quella persona ci ho visto una delicatezza tipica della Madonna meravigliosa, in quella persona lì no, ci ho visto un accento schifoso del demonio. Sì, questo lo posso dire.
ma avrei voluto entrare dentro al cuore di questo essere immondo, malvagio, lurido, stupido, pirlone. Metteteci tutta la schifezza che ci avete dentro, ed è ancora poca per descrivere Satana. Avrei voluto riuscire a fotografare la situazione del suo fegato, per non parlare del cuore, mentre tutto il popolo cristiano tesse le lodi di Maria. Io penso che non ci sia nessun momento, come nel momento dopo l'Eucaristia, che è fuori categoria, no, non ci sia nessun momento in cui il cuore, l'anima, il fegato, la testa, tutto Satana trema fino quasi a di non ridire, quando sente che c'è il popolo che invoca la figura di Maria. Soprattutto, e noi ce ne siamo resi conto in questa settimana, perché? Perché se è vero, guardando tutte e sette le virtù, la giustizia, la fortezza, la temperanza, la prudenza, la fede, la speranza e la carità, guardando insieme tutti e sette i vizi, l'ingiustizia, l'incostanza, l'ira, la stoltezza, l'infedeltà, la disperazione, l'invidia, nessuno di noi può dire, almeno qui dentro, che una persona è tutta virtuosa oppure una persona è tutta viziata. Vi confesso che nemmeno dentro alla galera, che è sto scantinato umido della società, nessuna persona che è dentro lì tu puoi permetterti di dire che è tutto un vizio. È vero, non è nemmeno tutta una virtù. Ma se certe volte dal cuore disastrato e deragliato di una persona che ha fallito nasce un gesto di bontà, quel gesto di bontà ti impedisce di dire che quel cuore è tutto marcio. Bene, c'è solo una persona, a parte Cristo, nella storia dell'umanità, che di lei possiamo dire senza avere il dubbio di mentire che questa persona è tutta virtù e nessun vizio. Ed è la figura di Maria. Provate allora ad immaginare che cosa può produrre dentro al cuore del demonio sentire che il popolo cristiano tesse lodi così sproporzionate, smisurate nei confronti di Maria. Penso sia una situazione, no, che si avvicina moltissimo alla rabbia, all'invidia, alla disperazione, perché voi lo sapete, no? Satana è un pitocco, è un pirlone della peggior specie, no? Fa il forte con i deboli, ma di fronte ai forti è il più debole che esista. E allora stamattina, mentre la signora intonava le litanie, ho provato a vedere, ho detto, ma vuoi vedere che dentro a questo viaggio delle litanie c'è un po' traccia anche di questo nostro percorso? E in mezzo un pochettino alla fatica, ma poi fatela anche voi questa ricerca, magari diventa bella, no? Ho scoperto che almeno 4 su 7, cioè più del 50%, quindi se fosse un referendum o pieni voti passerebbe, no? 4 virtù su 7 noi ogni mattina le dedichiamo a Maria. Quando diciamo di lei, madre della speranza. La speranza, direbbe Charles Peggy, è la più piccola di tutte le virtù, però dice la mia fede è la speranza. Mamma della speranza. Cioè, se no, l'ostetrice, la ginecologia c'ha un senso, che cosa significa dire madre della speranza? Che se non ci fosse la mamma, non ci sarebbe nemmeno la speranza. Bellissima questa lode di Maria. E quel pirla di Satana, che è l'emblema della disperazione, pensate che cosa può sentire nel cuore quando la gente chiama Maria madre della speranza. Poi ce n'è un'altra, bellissima, vergine prudente. Da qualche parte, non so se è stata una taroccata oppure se quale delle due sia più originale, no, si dice addirittura, no, vergine prudentissima, cioè sei la prudenza fatta carne. Ma non, Filippo, no, quella prudenza di chi ti dice, no, prudenza, prudenza, perché ha voglia di stare sul divano, no. La prudenza di quelle persone che se c'è una strada ghiacciata, ok, su quella strada con attenzione ci viaggiano, ma non perché c'è il ghiaccio lasciano la macchina nel garage. Vergine prudente. Poi ce n'è un'altra che è bellissima. Vergine fedele.
l'abbiamo raccontata qualche giorno fa, la virtù della fedeltà, della fede, contro il vizio dell'infedeltà. E poi, la più bella, quella che quando Satana sente, no, con quella acidità tipica delle persone che non accettano che ci sia qualcuno di più grande o che qualcosa sia appartenga agli altri invece che a te, no? Verrebbe fuori qua dalla... Me lo sono immaginato stamattina che esce con ste bave alla bocca, no? Avete presente una persona acida proprio, no? Esce qua dalla porta, ci guarda in faccia e dice: è proprio necessario ricordare questo. Quale? Fortezza inespugnabile. È straordinario questo, eh? La fortezza, certo, è il castello con le mura, con la merlatura, con le torri, con i ponti levatoi, ma la fortezza è anche la virtù. È la virtù di tutti coloro che dicono, mentre la gente dice lascia perdere, dicono ci provo ancora una volta prima di lasciar perdere. E allora tutto questo è straordinario perché, e lo sentiamo tantissime volte all'interno delle pagine del Vangelo, se la morte è entrata nel mondo per invidia del demonio, questo non lo dice Don Marco, lo dice l'autore del Libro della Sapienza, quindi credeteci a lui, ok? È entrata nel mondo per invidia del demonio, c'è solo una persona contro la quale il demonio non può fare altro che rodersi il fegato. Ed è la figura di Maria. Perché? E anche questo lo diciamo ogni mattina in quelle bellissime litanie, regina, regina concepita senza il peccato originale. Cioè, praticamente in parole povere che cosa significa? Che se Satana vuole tentare Don Marco, mamma mia, no, è come una parete di montagna, certo è difficile, ma è piena di ganci, piena di chiodi, Satana si attacca con una mano, con l'altra, con la testa, con i piedi, perché io sono vulnerabile. Ma se Satana prova a tentare Maria, è come se volesse scalare una vetrata dove Dio ci ha buttato anche il sapone. Non riesce a fare niente. Perché? Perché non avendo avuto il peccato originale, non c'è un millimetro in cui Satana si possa attaccare. Ecco perché lui, quando noi diciamo, Maria, tu sei fortezza inespugnabile, lui trema dalla rabbia. Perché dice, è necessario che ricordiate al mondo perché io, di fronte a lei, sono un fallito. E allora abbiamo scoperto una cosa meravigliosa. Abbiamo scoperto che c'è un'arma con la quale noi possiamo lavorare dentro al teatro, dentro al combattimento della nostra vita, ed è l'arma del rosario. È bellissimo che noi in questa mattina abbiamo sempre iniziato la nostra novena recitando la preghiera del rosario. Perché che cos'è il rosario? No? Mi ricordo una bellissima espressione di François Mauriac, uno scrittore francese, no, quando ad un certo punto dice, no, stringere il rosario, stringere la corona del rosario, è come tenere per mano la mamma che ci guida per attraversare la strada. È bellissimo. Tenerla per mano, così la vedete bene, no, non è un gesto politico, non è un gesto fantasmagorico, non è un gesto di magia. Se diventa così, produce effetti contrari e deleteri. Quante persone hanno alzato il rosario e poi i loro sistemi sono crollati per terra? Quanti accadrà così? Ma quando questo viene fatto con fede, e qui dentro ci sono testimonianze bellissime, anche se la strada è trafficatissima, tu riesci a passarne indenne perché c'hai Maria che ti tiene per mano. E allora vedete che a recitare ogni giorno i 20 misteri del rosario, magari qualcuno no, ci riesce tutti i giorni a fare questo, ma senza fatica, è quasi una cosa spontanea, è la cosa più bella. Perché? Perché dal primo mistero, l'annuncio dell'angelo a Maria, all'ultimo mistero, quello che abbiamo recitato oggi, Maria incoronata regina degli apostoli e dei santi, dall'annunciazione a questo, dentro che cosa si racconta? Tutta la vita di Cristo.
E tu lo sai che non c'è nessuna persona, eccetto la mamma, che ti può raccontare la versione più fedele della storia dei suoi figli. E quindi noi ci accorgiamo che altro che noia. Quando noi recitiamo il rosario è come se ci mettessimo ogni giorno, a riascoltare tutta la storia di Gesù attraverso gli occhi, la voce, il cuore di Maria. E allora chiediamo veramente a Maria che ci possa fare dono di questa certezza. Che se è vero che quel pirla del demonio ci tenta, è anche vero che dall'altra parte c'è sempre una donna con una mano lì, pronta a tenerci per mano. Ecco perché c'è stata una persona, San Tommaso d'Aquino, uno che nella vita ha perlustrato, ha scandagliato i misteri di Dio, che ha definito Maria, sentite che bello, e io mi piacerebbe che oggi Satana, no, visto che mi è sempre attaccato, ma ascoltalo bene sta roba qua, no, ha definito Maria l'invidia di Satana. Penso sia l'unica accezione in cui pronunciare la parola invidia ti fa nascere il sorriso sul volto. L'invidia di Satana. Cioè tu hai presente, no? Quella piccolissima sensazione che ti nasce nel cuore quando tu provi leggermente invidia per qualcuno. Ecco, moltiplicala per X che tende all'infinito e non ancora ti avvicini a cosa prova nel cuore Satana quando la gente prega Maria. Ecco, ed è la conclusione. Ecco perché oggi il Vangelo è bellissimo. Perché se un figlio un giorno, mentre sta camminando, blocca tutta la squadra dei discepoli e dice guardate che belli i gigli del campo. Se un giorno, di fronte ad una folla sterminata, il figlio dice come facciamo a dar da mangiare a queste persone qua? Vorrà dire che da qualcuno avrà imparato a guardare i gigli del campo, a guardare le necessità della gente. Ma soprattutto, è il tema del Vangelo di oggi, avrà imparato una cosa bellissima. Che se tu alla sera hai preparato la minestra per 5 persone e bussano alla porta altre 5 persone, Gesù avrà imparato in quei 30 anni di vita nascosta che non c'è da preoccuparsi, basta prendere un po' di acqua, la si aggiunge alla minestra e quello che funzionava per 5 funziona anche per 10. Ecco, che Maria ci dia veramente questa grande grazia qua. Hai 5 pani e 2 pesci. Sì, è una merendina? Sì, certo, nelle mie mani è una merendina. Ma tu quei 5 pani, quei 2 pesci, mettili nelle mani di Cristo, siediti e prova a vedere che cosa riesci a fare Cristo con quello che tu dici di te. È pochissimo, Signore. E vogliamo oggi concludere la nostra novena con le invocazioni che troviamo al nono giorno. O gloriosa Sant'Anna, benedetta sei tra le donne, una vita integrata, e pura passaggio da questo mondo, e hai immolato la morte con grande rassegnazione. Padre, viviamo su questa terra, così lamentarci in questa morte. Sant'Anna, per noi voce potente presso il Signore. Prega per noi. Sant'Anna, attenta alle nostre richieste. Prega per noi. Sant'Anna, sostegno di chi soffre. Prega per noi. O gloriosa Sant'Anna, che negli ultimi istanti della tua vita sei stata invitata alla presenza della tua figlia Maria, che è più giovane di tutti gli occhi alla luce di questo mondo, per aprirti nella luce della vera eternità. Ma che al momento della nostra morte siamo anche noi assistiti alla tua figlia e siamo da lei introdotti nell'eterna gloria. Sant'Anna, difesa nel pericolo. Prega per noi. Sant'Anna, soccorso nelle calamità. Prega per noi. Sant'Anna, impegnata con chi ti implora. Prega per noi. Sant'Anna, premurosa verso chi a te si affida. Prega per noi. O gloriosa Sant'Anna, che il tuo cuore ha aspettato insieme con gli altri fratelli nell'Antico Testamento il Redentore, sei stata da lui condotta
e di coronata di gloria. Padre dei meriti di Gesù e per l'intercessione di Maria, vediamo anche noi un giorno in paradiso. Adorare e ringraziare con te, Signore, per tutta l'eternità. Sant'Anna, presenza viva in questo luogo. Prega per noi. Sant'Anna, invocata con tanta fiducia. Prega per noi. Sant'Anna, venerata con grande amore. Prega per noi. Sant'Anna, nostra speciale patrona. Prega per noi. Prega per noi, Sant'Anna. Preghiamo. O Dio, tu hai donato a Sant'Anna la grazia di diventare la madre della genitrice del tuo unigenito figlio. Concedi a noi che la festeggiamo solennemente di avere presso di te la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. E prima della benedizione il nostro promemoria a Sant'Anna. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per l'intercessione dei Santi Anna e Gioacchino vi benedica tutti Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate e vivete in pace. Vediamo, grazie a Dio.